Sabato scorso si è ripetuto il tradizionale appuntamento con la festa del socio della banca di credito cooperativo di Fano. Oltre 3.000 le persone che hanno trascorso una serata all'insegna della convivialità. La festa è stata come sempre l'occasione per i vertici dell'istituto di credito di incontrare e premiare alcuni dei 6.500 soci, a cominciare da quelli che da più anni sono fedeli alla cooperativa di credito. Premiate quindi con una medaglia d'oro, alla presenza dell'assessore al bilancio Carla Cecchetelli, 16 persone diventate socie nel 1972. È un incontro che direi fa parte della nostra, del nostro essere banca mutualistica, banca del territorio. D'altra parte non mi risulta che ci siano iniziative simili che coinvolgono tante persone in contemporanea, perché questo è l'aspetto che nel giro di un'ora si riesce a fare questa cosa. Il palco ha poi visto protagoniste 112 famiglie premiate con un bonus del valore di 250 euro per la recente nascita del loro bebè. Un appuntamento questo a cui la banca tiene particolarmente. Dal 2010 ad oggi la BCC di Fano ha assegnato 691 bonus bebè. Abbiamo premiato tanti figli di nostri soci, quindi è il futuro, che insieme ai soci, non mi piace chiamarli anziani, ma sono soci con più esperienza, questo connubio può portare sicuramente a uno sviluppo della banca anche per il futuro. Dopo la cena, a base di specialità del territorio, sono stati premiati i vincitori dell'11° trofeo di bocce BCC Fano, che ha visto la partecipazione di 128 coppie. In una gara prevalentemente maschile si è aggiudicata la vittoria la 16enne Flavia Morelli, in coppia con Cristiano Lisotta, campionessa italiana femminile allievi